Lasciami in pace. Per favore, ascoltami. Perché dovrei farlo? Perché adesso hai del tempo da dedicarmi? E quando ne avevo bisogno io, e tu stavi al lavoro, tutte quelle volte che mi sono trovata da sola, in casa, senza poter parlare con qualcuno, dove le metti? Volevo chiedere scusa. Credo che la situazione ci sia sfuggita di mano, ma non voglio che tu possa pensare che non sia importante per me. Ma è vero, solo a papà interessava di me. Non sei l'unica a cui manca. Sì, ma te manca in modo diverso. È vero, hai ragione. Ognuno vive il dolore a modo suo. Ma non credi che rimanere in conflitto possa solo peggiorare le cose fra di noi? Non credi che invece tutto questo ci possa unire? Pensa a tuo figlio, non pensare a me. Tu sei mia figlia. No. Mia mamma è morta. E adesso è morto anche mio padre. E tu lo sai che cosa sei. Sei una sostituzione, sei solo questo. È questo che hai sempre pensato di me? Sì. Mi dispiace. Io non voglio prendere il posto di nessuno, ma almeno potremmo essere due buone amiche. Io ti voglio bene, anche se la cosa sembra darti fastidio. Ma stai giocando al poliziotto buono? Mi vuoi far dire chi mi ha dato la roba? Siamo a casa nostra, non sto lavorando, sto cercando di aiutarti. Mi sembra troppo tardi ormai. Da quanto fai uso di quello schifo? Non sono fatti tuoi. E quindi? Dovrei lasciarti fare? Far finta di niente? È questo quello che vuoi? Io Tu pensi davvero che io abbia usato quello schifo? mi preoccupo per te. Ti ascolto. Sono qui per questo.